Oggi il mercato, il privato, l'acquirente sta chiedendo sempre di più un'esigenza che abbia sostenibilità, qualità, naturalezza come criteri base della proposta che viene data, e questo lì immobiliari e costruttori lo stanno incominciando a leggere, e il mercato del legno si sta trasferendo dall'iniziativa privata a quella immobiliare del costruttore. Molto importante anche per i professionisti del settore per capire fino a che punto la tecnologia reale della TVCC si può adottare, poiché in alcuni casi il messaggio deviante che ci viene dato dai media potrebbe in qualche modo illudere su alcuni risultati che nella realtà di fatto non sono raggiungibili con la tecnologia che invece il mercato può offrire. Mi è sembrata una giornata veramente molto interessante. Abbiamo avuto modo di poterci confrontare con una realtà molto varia. Ho visto diverse tipologie di professionisti e questo è un utile incontro per l'azienda. Molto interessati ai prodotti che noi abbiamo esposto, ma interessati in genere a imparare cose nuove, a diffondere anche le loro di conoscenze nei nostri confronti. Come in altre parti d'Italia, anche Arezzo mi sembra abbia risposto bene all'evento. La mia, diciamo, incredulità è ogni volta che si sollevano questi temi legati al mondo dell'impermeabilizzazione è la mancanza della conoscenza a monte, e quindi è bene un po' sensibilizzare il professionista a quelli che sono dei nuovi profili di responsabilità che si delineano con quelle che sono le nuove norme UNI. Il progettista è un elemento fondamentale come intermediario tra noi e il cliente finale, nel senso che comunque spesso c'è necessità appunto di una figura terza che in qualche modo aiuti il cliente innanzitutto a scegliere la giusta direzione e aiuti anche noi poi a decidere come poter in qualche modo risolvere il problema.